E ciao a tutti diavoletti, lasciate un mi piace in 5 secondi se volete essere salutati! 5, 4, 3, 2, 1, avete lasciato un mi piace, ma adesso vi sfidiamo a commentare con un cuore rosso! Rosso, proprio rosso, in soltanto 7 secondi, dai! 7? Sì, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Avete commentato con un cuore rosso? Quanti cuori rossi! Wow, stanno commentando tutti! Sono super bravissimi, non c'è ombra di dubbio, bravissimi! Oh, ma oggi noi siamo in questa foresta! Esatto, e guardate cos'ho qui? Un mantello, perché fra pochissimo è Halloween! Che bello, il mantello verde di Vinci! Quindi adesso stiamo facendo una passeggiata per scoprire qualche mistero, perché sapete, ad Halloween ci sono tantissimi misteri e noi adesso siamo qui per scoprirli tutti. Ok, venite con noi, dai. Sarà una passeggiata. Vinci, Vinci! Ma hanno visto la mia camicia? Oh sì, la camicia di Anto è super bellissima. Guardate qui, c'è una zucca, una ragnatela, dei pipistrelli. Messo sì, tema Halloween. La mia camicia è tema Halloween. Esatto. Ed è... arancione! Sì, il mio colore oggi è arancione, sono tutto arancione! E guarda, Anto, il mio colore è il verde, perché sono tutto verde! Oh, Vinci, guarda. Sì, è tutto verde! Sì, tutto verde, anche il mio mantello è verde, tutto completamente verde! Io sono tutto arancione! Guardate anche i pantaloni, non è bellissimo? Sì, è super bellissimo stare in questa foresta! Bello! Vinci? Di chi è quella tenda? C'è una tenda nel bel mezzo della foresta? Forse qualcuno sta facendo un campeggio? Vinci? Guarda! C'è una tenda tutta blu? Tutta blu? Di chi è questa tenda? Di chi è questa tenda tutta blu? Ma questa tenda non è mai stata qui. Ieri eravamo qui, ma questa tenda non c'era, quindi è molto recente. Vinci! Vinci! Tenda dello Smurf Cat? Non entrate. Questa... È vietato entrare. Vinci, è vietato entrare perché questa è la tenda dello Smurf Cat! Entriamo! Vinci, non puoi! Non puoi entrare! Non entrare nella tenda dello Smurf Cat! Non puoi! Perché è vietato, Anto! Ma dai, ti rendi conto? Qui dentro c'è lo Smurf Cat! Vedremo tutti lo Smurf Cat mentre campeggia! Oh, Vinci, che bello! Vinci, no! Non devi! Non devi aprire questa tenda! Non dobbiamo aprire questa tenda perché qui dentro si nasconde lo Smurf Cat! E noi non dobbiamo entrare! È una regola! Non si entra nelle tende degli altri! Hai proprio ragione. Che lasciamo ansia. Lo Smurf Cat da solo. Ma vi rendete conto? Lo Smurf Cat è proprio sì. Qui sotto. Alziamo la sua tenda. Vinci, no, non puoi. Qui dentro, diavoletti. Qui dentro, dentro questa tenda tutta blu, si nasconde lo Smurf Cat. Lo Smurf Cat è una creatura, un puffo più un gatto. Esatto. Smurf Cat. Un puffo gatto. Un puffo gatto. E noi abbiamo visto la tenda dello Smurf Cat. Che ansia, la creatura più rara. Ci sono. Adesso fingo di dare del cibo allo Smurf Cat, così mi aprirà e tutti vedremo lo Smurf Cat. Cosa? Vuoi fingere di dare del cibo allo Smurf Cat? Ok, Vinci? Scusami, qui ho del cibo per te, è molto buono. Dai. Cos'è? Vinci, questo che cos'è? Non è cibo. Non è cibo, non lo accetterà mai. Ok, quindi nascondiamoci. Che ansia, che ansia. Lo Smurf Cat perché non ci risponde? Smurf Cat, ti nascondi qui dentro. Vinci. Cosa c'è? Vinci. Cosa? Cosa succede sul telefono? Ciao, sono lo Smurf Cat. Ciao. Oggi io mi nascondo in questa tenda. In questa tenda. Volete fare una sfida? Una sfida? Sì! Ok. Prendete subito le tende che ho messo a terra. Le tende che hai messo a terra? Cosa? Vinci, guarda! Guarda! Dovete fare una sfida super epica. Una sfida super epica? Cosa? Con le tende? Dovete sopravvivere nella tenda del vostro colore per 24 ore. Cosa? Aprite le tende. Scegliete il vostro colore. Cosa? Dobbiamo scegliere una tenda del nostro colore per sopravviverci dentro per 24 ore? Oh no, dobbiamo fare la challenge più pazza di sempre!
Io prendo questa verde perché guarda il mio mantello, guarda i miei vestiti, tutti verdi, quindi prendo questa qui verde. Ok, Vinci ha scelto la tenda verde. Vinci, ma siamo sicuri? Siamo sicuri di voler fare questa challenge? Tanto, magari facendo questa challenge dopo tutti potremo vedere lo Smurf Cat nella vita reale, quindi perché no? Ok. Dai, prendi la tua tenda. Diavoletti. Di colore arancione. Cosa? La tua camicia e i tuoi pantaloni. Oh no! Dai Anto, non fare storie, questa challenge è super bellissima. Dobbiamo sopravvivere nella nostra tenda per 24 ore. Vinci, è impossibile. Tenda è del nostro colore. Vinci, è impossibile sopravvivere in una tenda per 24 ore. Proviamoci. Ok, quindi lo Smurf Cat ce l'ha fatta. Vinci, è lì dentro da chissà quanto tempo. Vinci, vieni qui, vieni qui. Ok, la tenda dello Smurf Cat. Sì, proprio la tenda dello Smurf Cat è di colore blu. Lo Smurf Cat parteciperà con una tenda blu. Perché il colore dello Smurf Cat è il blu. Sì, e il mio colore, quello di Anto, è arancione. Arancione. Quindi io parteciperò con la tenda arancione. Mentre la mia tenda è di colore verde. Eh sì, parteciperò con una tenda verde. Wow, Vinci! Sei un partecipante con una tenda verde. Esatto. Ok, Vinci parteciperà con una tenda verde. Sì. Io parteciperò con una tenda arancione. Aspetta, aspetta, aspetta. Ma adesso la parte più difficile è montare la tenda. Eh sì, noi dobbiamo montare questa tenda. Dobbiamo scegliere un posto per montare questa tenda. Dai Vinci, iniziamo. Ok, diavoletti, inizio io a montare la mia tenda. Io sarò il più veloce, anche se non so montare bene le tende. Eh sì, quindi il colore arancione. Voi ti fate per Anto? Per chi ti fate? Per lo Smurf Cat? Per Vinci? Oppure per Anto? Colore arancione? Dai, iniziamo a montare la tenda. Ok, stiamo aprendo la tenda. Dai, prendiamo. Oh, che ansia. Ok, perché non esci? Ehi, cosa? Ok, ho preso la tenda. Dai diavoletti, dobbiamo sbrigarci. Dobbiamo sbrigarci. Come si fa? Io non so montare questa tenda. Cosa? Come ha fatto Vinci a montare la sua tenda in un minuto? Cosa? Anto, perché ci metti così tanto? Vinci, come hai fatto a montare la tua tenda tutta verde? Hai visto? La mia tenda non è super bellissima? Sì. Questa challenge la vincerò io, non c'è ombra di dubbio. Vinci, oh no! Vinci ha la sua tenda tutta verde e io non ho neanche toccato la mia tenda. Non so neanche come montare la mia tenda. Non hai messo neanche in piedi un'asta. Ti conviene sbrigarti, Anto. Sbrigati, altrimenti questa challenge la perderai tu. Lo Smurf Cat è già nella sua tenda. Dai, Anto, sbrigati. Oh no, tenda di Vinci? Sì, questa è la mia tenda. Oh, questa tenda tutta verde è la tenda di Vinci. Ok, voglio romperla, voglio romperla. Cosa? Non rompere la mia tenda, potresti essere eliminato. Quindi non disturbarmi. Pensa alla tua di tenda, che è ancora lì, rotta, a terra, senza neanche una forma. Io vado dentro, tu sbrigati. Oh no, Vinci, dove vai? Oh no, Vinci è dentro la sua tenda e non può aiutarmi. Non può neanche aiutarmi. Io sono qui con la mia tenda arancione che non so montare per niente. Non so montare questa tenda. Diavoletti, volete aiutarmi? Aiutatemi! Dai, dobbiamo sbrigarci, dobbiamo sbrigarci. Per montare una tenda dobbiamo essere molto veloci perché questa challenge la devo vincere io. Ma come faccio a vincerla senza tenda? Eh sì, perché Vinci e lo Smurf Cat sono nella loro tenda. Questa è la tenda di Vinci, guardate. Guardate, guardate. Eh sì, qui c'è scritto tenda di Vinci. Questa è la tenda di Vinci. Una tenda tutta verde. Mentre quella... Venite, venite! Questa è la tenda dello Smurf Cat! Eh sì, una tenda tutta blu! E io adesso devo montare la mia, quella arancione! Perché se no, io perderò questa challenge! E voi non volete farmi perdere, vero? Non volete farmi perdere! Come si fa? Come si fa? Oh,
Per prima cosa, dobbiamo prendere la base. Eh sì, prendiamo la base della tenda. Dai, mettiamo la base qui. Ecco fatto, ok. Piano piano, piano piano, ok. Ok. Ok, e adesso cosa devo fare? Ho montato la base, ma adesso cosa devo fare? Ciao diavoletti, entrate pure, entrate nella mia tenda tutta verde. Eh sì, ma sono molto in ansia, perché Anto non riesce a montare la sua tenda e quindi potrebbe essere eliminato prima che inizi la challenge. Ma guardate la mia tenda, non è super bellissima? È super spaziosa, posso anche riposare qui dentro. E poi ho molta ansia, perché secondo voi chi sarà la persona a vincere la challenge? Lo Smurf Cat? Anto oppure io, Vinci? Team arancione, team blu oppure team verde? Voi per chi ti fate? Per me, per Anto o per lo Smurf Cat? Chissà chi riuscirà a restare più tempo nella propria tenda del suo colore? Oh no, sono molto in ansia. Io di certo non mi muoverò da qui. No, anche se... Sì, sentite il mio stomaco? Ho molta fame. Sto brontolando, aiuto, datemi qualcosa da mangiare! Oh, sarà una challenge molto difficile, ma vediamo Anto cosa fa. Cosa? Beh, è stato molto facile! No, è stato molto difficile, ma guardate! Questa è la mia tenda tutta arancione! Come i miei vestiti! Sì, come i miei vestiti! Guardate, tenda di... Di chi è questa tenda? Urlate! Di chi è questa tenda? Voglio sentirlo, voglio sentirlo! Anto? Sì, questa è la tenda di Anto! Ed è tutta arancione! Vinci, dai, la tua tenda è tutta verde. Non mi piace il colore verde. Invece è il mio colore preferito. Secondo voi chi vincerà questa challenge? Anto, Smurf Cat oppure Vinci? Io non uscirò mai da questa tenda per tutte le 24 ore. Ok, ok, Vinci è nella sua tenda e sta cercando di riposare, ma noi dobbiamo entrare per la prima volta nella nostra tenda arancione! Wow, è super bellissima, non credete? È tutta arancione, guardate, guardate qui, è tutta arancione! Wow, questa tenda è super bellissima, adesso venite, venite! Dobbiamo sbrigarci ad entrare, dobbiamo iniziare questa challenge, perché appena entreremo, noi non potremo più uscire! Aiuto? Dai, dobbiamo entrare in questa tenda per la prima volta! Wow! Sono nella mia tenda tutta arancione! Guardate, sono nella mia tenda! Posso dormire, posso mangiare... Ma non c'è cibo! Non possiamo mangiare, perché qui non c'è cibo! Guardate, in questa tenda, proprio in questa tenda tutta arancione, non c'è cibo, non c'è acqua, non c'è niente! Aiuto! Come farò a restare in questa tenda tutta arancione per 24 ore senza cibo, senza niente? Che buono! Vinci, cosa fai? Sto mangiando! Ma se non hai niente... Non c'è niente qui in questa tenda, ho molta fame, cosa potrò mai mangiare? Non posso mangiare niente, ho molta fame. Oh. E tu cosa fai? Anch'io non ho cibo, non ho niente, Vinci, non ho niente da mangiare. Ma poi Anto, perché lo Smurf Cat non si fa vedere? Che ansia. È ancora chiuso nella sua tenda, non si mostra, perché? Infatti lo Smurf Cat non si fa vedere, perché lo Smurf Cat resta dentro la sua tenda? Chiusa? Oh no, e se vincesse lo Smurf Cat? Perché sembra inesistente. Dov'è lo Smurf Cat? In quella tenda blu, come fa a restarci per molto tempo? Cosa ha mangiato lo Smurf Cat? Che ansia, che ansia. Noi non abbiamo niente da mangiare. No, niente, ho molta fame. Oh, abbiamo tutti molta fame. Abbiamo tutti molta fame. Ma qui non c'è cibo, non c'è acqua, non c'è niente. Cosa? Oh! Vinci, accendi il telefono! Accendi il telefono! Okay. Oh, cosa? Lo Smurf Cat! Cosa vuole dirci adesso? Smurf Cat! Bene. Siete nelle vostre tende! Sì!
Sì. Adesso avete 3 minuti per prendere tutto il cibo del vostro colore. 3 minuti? Da adesso. Da adesso? Correte. Correte? Oh, dobbiamo? Dobbiamo! Vinci! Vinci! Vinci, dove vai? Abbiamo soltanto 3 minuti, dobbiamo prendere tutto il cibo del nostro colore, ho molta fame, corro! Oh, Vinci! Oh, Vinci è già fuori la sua tenda? Diavoletti, avete capito? Dobbiamo trovare... Dobbiamo trovare tutto il cibo del nostro colore in 3 minuti? Ok, devo correre, devo uscire dalla mia tenda arancione. Ok, il mio colore è arancione, quindi dobbiamo trovare tutto il cibo arancione in soli 3 minuti. 3 minuti di tempo, aiuto, cibo arancione, cibo arancione. Oh, Vinci? Oh no, Vinci non è nella sua tenda. Guardate, Vinci non c'è nella sua tenda. Oh, sta già cercando cibo verde. Eh sì, Vinci sta cercando cibo verde. E io devo cercare cibo arancione in 3 minuti. Se no, come facciamo a sopravvivere per 24 ore nella tenda senza mangiare, senza bere? Dobbiamo trovare tutto il cibo in 3 minuti. E il tempo sta per scadere. Io sono ancora qui. Devo sbrigarmi. Ok, venite. Venite! Oh, il cibo, lo Smurf Cat ha già preso il suo cibo? Chissà, Smurf Cat, sbrigati, esci! Perché non esce? Perché lo Smurf Cat non esce? Che ansia, dai, andiamo! Ok, oh, un cibo! Oh, no, è soltanto una foglia! Eh sì, non è cibo. Non si possono mangiare le foglie, no! Oh, ok, dobbiamo sbrigarci, dobbiamo... Cosa? Venite! Diavoletti? Guardate! Che cos'è questo? Wow! Abbiamo trovato dei cioccolatini di Halloween! Eh sì, questi sono cioccolatini di Halloween! Arancioni! Evviva! Primo cibo trovato per me! Cosa? C'è una fila di cibo arancione? Eh sì, c'è una fila di cibo arancione! Perché qui ci sono... Wow! Patatine! Una busta di patatine arancione! Wow! Secondo cibo trovato! Oh, quanto cibo! Sicuramente io sopravviverò di più nella tenda, perché guardate, ho trovato già cioccolatini di Halloween e una busta di patatine arancione! No! Non trovo nessun cibo verde! Ho molta fame, il mio stomaco sta continuando a brontolare! E invece io sto trovando una striscia di cibo arancione! Eh sì, guardate! Qui ho trovato delle zucche! Eh sì, ho trovato delle zucche! Ma come faccio a cucinare le zucche senza una cucina? No, nella tenda non abbiamo una cucina! Non posso cucinare queste zucche! Prendiamole lo stesso! Dai, ok! Oh, wow! Una striscia di cibo arancione! Perché qui c'è il melone! Wow! Sì! Abbiamo tantissime cose! Stiamo trovando tutto il cibo arancione! Wow! Qui c'è una bevanda tutta arancione! Guardate, è una bevanda tutta arancione! Prendiamo anche questa bevanda se abbiamo sete! Sì, questa bevanda è tutta arancione, posso prenderla? Ok, cosa? Oh, lì c'è un'altra cosa, venite! Anche se sono pieno di cibo! Ok, devo sbrigarmi! Devo portare tutto nella mia tenda! Ok, qui cosa c'è? Già. Oh, wow! Sono... Aspettate... Fatemi vedere bene. Oh, sono carote e sono arancioni. Wow! Ho trovato anche delle carote tutte arancioni. Dai, sbrighiamoci. Portiamo tutto nella tenda. Correte, venite con me. Il tempo sta per scadere. Che ansia, venite. Ok, la mia tenda è lì. La mia tenda è quella arancione, guardate. Dai, portiamo tutto dentro. Portiamo tutto dentro. Ecco fatto! Ho portato tutto nella mia tenda arancione! Ho trovato carote, poi ho trovato melone, sì melone, poi una bevanda tutta arancione, poi delle patatine arancioni, poi cioccolatini di Halloween arancioni e poi delle zucche, ma senza cucina,
come faccio a cucinare queste zucche? Oh, sono crude! Ma aspettate, aspettate! Il tempo sta per scadere! E Vinci non è ancora nella sua tenda! Oh no! Vinci, sbrigati! Sbrigati! Io non voglio che lo Smurf Cat elimini Vinci! Eh sì, Vinci non può! Non può perdere questa challenge! Non può! Dai, Vinci, sbrigati, sbrigati, rientra! Perché Vinci non rientra nella sua tenda? Perché? Oh, diavoletti, non ho trovato nessun cibo. Avrò fame per tutte le 24 ore. E forse sarò eliminato da questa challenge per sempre. Sì. Eh? Che cos'è lì? Chissà cosa ci fa qui. Cosa ci sarà dentro? Prendiamola. Sembra molto pesante. Ok, il tempo. Controlliamo cosa c'è qui dentro. Forse c'è qualcosa che può esserci utile. Apriamo. Cosa? Diavoletti, guardate! Ci sono le olive, poi ci sono anche i broccoli, una bevanda tutta verde così non avremo sete. E poi cosa c'è qui? Controlliamo, controlliamo. Piselli tutti verdi, che yummy. Buoni! Oh sì, oggi è un giorno bellissimo. Ok, ma dobbiamo rientrare, il tempo sta scorrendo e noi dobbiamo rientrare in tenda. Vinci, vincerà questa challenge, andiamo! Diavoletti, sono in tenda! Oh, sto aspettando Vinci, sto aspettando... Cosa? Vinci! Oh no, ha trovato cibo verde! Come ha fatto? Oh, ha trovato tantissimo cibo verde! Uffa, io pensavo di aver trovato da solo tutto questo cibo! Eh sì, guardate quanto cibo! Chissà quanto cibo ha trovato Vinci! Secondo voi, riuscirà a sopravvivere per 24 ore nella sua tenda? Ok, diavoletti, abbiamo tantissimo cibo, guardate, lattuga, eh sì, poi abbiamo una bevanda tutta verde, ho molta sete, ma attenzione, non dobbiamo consumare tutto perché dobbiamo restare in questa tenda per 24 ore, quindi soltanto un sorsetto, molto buona, ma basta, conserviamo, conserviamo, poi abbiamo olive, tutte verdi? Guardate, sono tutte verdi! Non sono super buonissime? Ok, dai, soltanto un'oliva. Che bontà! E sono verdi, posso mangiarle tutte! Ok, poi qui abbiamo... non so, che cos'è? Una specie di ventaglio? Ma no, si può mangiare! Che buono! Patatine vegetali, non sembrano super buonissime? Ma dopo le proveremo perché non possiamo finire tutto il cibo adesso. Poi dei broccoli, che buoni i broccoli! Oh, che bontà! Tantissimi broccoli da gustare! Ma io sono molto intelligente perché non consumerò tutto il cibo, anzi conserverò tutto così se più tardi avremo fame potremo mangiare, altrimenti... Poi chi ci dà del cibo? Questa è l'unica sfida che permette di raccogliere cibo. Ma adesso basta, devo conservare tutto, quindi chiudiamo, mangeremo dopo tutto. Oh... sì, poi ci sono dei cetrioli che ovviamente non mangerò mai perché non mi piacciono. Ok, questo è tutto il cibo che si trova nella tenda di Vinci. L'abbiamo trovato proprio agli ultimi secondi, diavoletti. Erano tutti in questa busta. Oh, c'è qualcos'altro? Aspettate, il cibo non è ancora finito. Ah sì, ci sono i piselli. Guardate che buoni. Abbiamo tantissimo cibo, quindi non avremo mai fame. Anto, vincerò io questa challenge. Ok, diavoletti, io sto iniziando a mangiare. Sono super buonissime. Poi posso mangiare un po' di melone. Sì, posso mangiare tutto perché è tutto cibo mio, arancione. Oh oh oh, melone arancione. Molto buono, guardate. Poi abbiamo delle carote. Adesso ho molta sete. Dai, beviamo la nostra bevanda arancione. No, ho finito tutta la bevanda. E adesso cosa berrò? Eh sì, cosa berrò quando avrò sete? La bevanda è finita! Eh sì, è finita tutta, guardate! Oh no, perché ho bevuto tutto? Oh, ma qui c'è anche della zucca! Ma è cruda? Sì, e non abbiamo neanche una cucina!
Ma aspettate, voi potete aiutarmi? Noi possiamo cucinare questa zucca con una magia! Eh sì, dai, accendiamo il fuoco! Abbiamo cucinato la zucca? Wow, adesso possiamo anche mangiarla! Mmm, molto buona! Secondo me Anto sta finendo tutto il suo cibo, mentre il mio cibo, guardate, è ancora qui ben custodito. Eh sì, diavoletti, perché sono ben 24 ore! Quindi meglio conservare, perché adesso Anto, quando avrà fame, cosa mangerà? Sto mangiando tantissime cose nella mia tenda super arancione! Wow! Ma lo Smurf Cat perché non si fa vedere? Lo Smurf Cat non si fa vedere, non so perché. Cosa? Chissà, cosa sta facendo lo Smurf Cat nella sua tenda? Ma non mangia nemmeno? Che ansia, che ansia! Ok, siamo nella nostra tenda tutta arancione. Tenda arancione. Cosa? Un messaggio, Vinci, accendi il telefono! Ok, controllo! Accendi subito il telefono! Cosa vuoi? Dai, parla! Perché non parla? Cosa vuole lo Smurf Cat? Dai! Parla! Che è? Adesso che avete tutto il cibo, mangiate! Tra poco ci saranno le sfide! Ci saranno le sfide? Ok, adesso che abbiamo tutto il cibo, dobbiamo mangiare? Ma io non mangerò tutto, devo conservare. Sono 24 ore, Anto. Io sto per mangiare quasi tutto. Eh sì, mi mancano solo questi cioccolatini di Halloween. Dai, proviamo questi cioccolatini di Halloween. Dai, proviamoli, proviamoli. Ok, proviamo questi cioccolatini. Wow, guardate, diavoletti, sono cioccolatini di Halloween! Molto buoni, devo essere sincero, molto halloweeneschi. Un altro messaggio dallo Smurf Cat! Vinci, accendi il telefono! La prima sfida la deve fare Anto. Io? Se la supera, potrà restare nella tenda. Se non ci riesce, deve uscire e sarà eliminato. Cosa? La prima sfida è riuscire a far entrare i tre pallini in quei cerchi. Cosa? La prima sfida la devo fare io? E se non ci riesco, verrò eliminato? Oh no! Devo vincere! Devo vincere! Guarda cosa c'è qui fuori! Ma c'è... chi l'ha messo? C'è la prima sfida! L'ha messa lo Smurf Cat! La prima sfida l'ha messa lo Smurf Cat! Visto, dov'è? Dobbiamo cercare di vedere lo Smurf Cat. Ok, sono pronto. Anto, io non posso uscire, quindi non posso aiutarti. Devi mettercela tutta, altrimenti lo Smurf Cat ti eliminerà. Io non voglio essere eliminato. Quindi, diavoletti, questa è la mia prima sfida. Farò il tifo per te dalla mia tenda verde. Vai, Anto. Forza, Anto. Ok, diavoletti, questa è la prima sfida per sopravvivere a questa challenge super epica. Eh sì, la prima sfida del team arancione. Dai, abbiamo qui palline tutte arancioni che dobbiamo riuscire a far entrare in questi cerchi. Eh sì, le palline devono entrare in questi tre cerchi. Ok, 1, 2, 3, le palline entreranno di sicuro perché sono molto forte. Ok, restate a guardare. Cosa? La pallina non è entrata? Ok, riproviamoci. Perché non entra? Oh no, è molto difficile. È entrata! La prima pallina è entrata, guardate! Nel primo cerchio. Eh sì, la prima pallina è entrata nel primo cerchio. Ok, adesso il secondo. Il secondo! È entrata anche nel secondo! Eh sì, la pallina è entrata anche nel secondo cerchio. Ok, adesso il terzo, l'ultimo! Dai, non voglio essere eliminato. Ho sbagliato? Ok, riproviamoci. Perché sbaglio? Qui ho l'ultima pallina! Ho l'ultima pallina arancione! Oh no, non voglio essere eliminato! E se lo Smurf Cat mi eliminasse dal gioco? Cosa? Wow! Ce l'ho fatta! Guardate!
guardate! La pallina è entrata anche in questo cerchio! Quindi... Le palline sono entrate in tutti e tre i cerchi! Bravissimo, Anto! Adesso penso che tocchi a me! Ho molta paura, aiuto! Adesso secondo me, la seconda sfida la deve fare Vinci! Non c'è nessuno nella tenda verde! Invece ci sei tu, Vinci! E devi fare la seconda sfida! Quale sarà la seconda sfida? Non lo so! Lo Smurf Cat deciderà la seconda sfida! Che ansia! Io ho completato la mia sfida! Ma io non voglio che lo Smurf Cat mi elimini dalla challenge! Vinci, c'è un allarme! Sentite? C'è un allarme! Io devo rientrare! Oh no! Ok, tutti nelle tende! Devo controllare il telefono, controlla anche tu! Oh, guardate lo Smurf Cat! Adesso la seconda sfida la deve fare Vinci! Tocca a me, Team Vinci, Verde! Devi riuscire a colpire tre volte i bersagli! Cosa? Sbrigati! Devo... Se non ci riesci, ti eliminerò dal gioco! Oh no! Avete sentito lo Smurf Cat? Ha detto che se io non riuscissi a completare la seconda sfida mi eliminerà dal gioco? Vinci, oh no! Vinci! Cosa succede? Ti parlo dalla mia tenda arancione! Guarda la seconda sfida! Oh no, guardate, è proprio lì, ok? Quindi adesso devo uscire da qui. È il momento? Oh no, Anto, tu resta lì, non è il tuo momento. Io faccio il tifo per te! Vai Vinci! Cosa? Qui ci sono tantissimi colpi? E qui ci sono i tre bersagli che devo riuscire a far cadere, sembra molto difficile, aiuto! Aiuto! Oh no, sembra molto difficile, che qualcuno mi aiuti! Devo riuscire a far cadere i tre bersagli, ma guardate, è molto difficile, proviamoci. Ok, mettiamo questo qui, primo bersaglio, cadrai. Ok, diavoletti, prepariamoci per il primo colpo, primo bersaglio. Ho fatto cadere il primo bersaglio, diavoletti, ne mancano gli ultimi due. Secondo bersaglio, quello al centro. Guardate attentamente quello al centro. Ce l'ho fatta. Preparatevi per questo bersaglio caduto. Lo Smurf Cat non mi eliminerà dal gioco. Vinci, devi rientrare subito nella tua tenda. Cosa? C'è un allarme. Proviene da lassù. Ok, rientra. Ok. Ci sono. Vinci è nella tenda verde. Ok. Hai completato la seconda sfida, ce l'ho fatta. Sì, hai completato la seconda sfida. Diavoletti, nella nostra tenda c'è una coccinella. Guardate, nella nostra tenda è venuta una coccinella. Sì, guardate. Cosa ci fa nella mia tenda arancione? Nella tua tenda c'è una coccinella, ma qui c'è un'ape! C'è un'ape, sentite? Oh, conservare il cibo non è poi così tanto un'ottima idea perché attira tantissime api! Dobbiamo chiudere tutto! Ma cosa succede lì dentro? Vinci! È uscita! Oh... Ok, l'ape è uscita. La coccinella è sempre qui con me. Ciao, coccinella! Ok, la mia tenda arancione è proprio pronta per fare un pisolino. Eh sì, adesso, diavoletti, secondo me farò una bella dormita. Eh sì, così passiamo le 24 ore. Cosa? Anto sta dormendo? No, dobbiamo subito svegliarlo. Oh, lì c'è una pallina, prendiamola. Colpiamo Anto. Svegliati! Oh, colpiamo la tenda di Anto più volte. Ma chi è che mi lancia le palline? Mi sta svegliando qualcuno! Oh, ancora! Basta lanciarmi palline! Sono sveglio! Ma perché Vinci continua a lanciarmi palline? Io volevo soltanto dormire nella mia tenda arancione! Lo Smurf Cat! Lo Smurf Cat! Allarme! Lo Smurf Cat! Adesso la terza sfida dovete farla insieme! Anto e Vinci! Dovete trovare il puffo nascosto e portarlo nella mia tenda! Cosa?
Oh no, Smurf Cat? Cosa? Vinci, hai sentito? La terza sfida tocca a noi due. Oh no. Siamo Anto. Ok, Vinci sta uscendo. Dai, esci anche tu, cosa aspetti? Dai, esci. Ok, dobbiamo fare la terza sfida insieme? Eh sì, Anto e Vinci, lo ha detto lo Smurf Cat. Lo Smurf Cat vuole che facciamo questa sfida insieme? Ma perché lo Smurf Cat non si fa vedere? Questo è molto strano. Ok, la terza sfida dobbiamo farla noi e dobbiamo trovare il puffo nascosto. Eh sì, c'è un puffo nascosto, ma dobbiamo anche sbrigarci, altrimenti suonerà un allarme e noi dovremo correre nelle nostre tende. Oh no, dobbiamo sbrigarci. Vinci, noi non dobbiamo essere eliminati, dobbiamo sopravvivere per 24 ore, quindi dobbiamo trovare il puffo nascosto. Ma lo Smurf Cat si trova lì dentro, perché non andiamo ad aprire la sua tenda? Noi non possiamo aprire la tenda dello Smurf Cat, perché potrebbe eliminarci dal gioco. Ok, quindi la nostra sfida è trovare il puffo. Sì, il puffo. Sbrighiamoci prima che sia troppo tardi. Vinci, il puffo, il puffo. No, è soltanto una foglia. Uffa. Il puffo è tutto blu. Oh, Vinci, devi cercare da quella parte. Tu cerca da quella parte. Ok, vado. Ok, Vinci sta cercando proprio lì. Tanto qui niente. Niente? Nessuna traccia di nessun puffo. Oh, non c'è niente, diavoletti. Anche se ci dividiamo, non troviamo niente. No, sembra molto difficile trovare questo puffo. E se lo Smurf Cat lo avesse fatto apposta? Anche tu vedi qualcosa di blu lì? Nascosto fra quelle piante, sì. C'è qualcosa di blu nascosto fra quelle piante. Controlliamo? Okay. Magari è un puffo. Controlliamo, ok? Vinci, guarda! Ci sono tantissimi insetti su questo puffo. Ma è un puffo, Anto. Vinci? Ok, vai via. Ci sono tantissimi insetti su questo puffo. Vinci! Cosa? Eh? Vinci! Abbiamo trovato il puffo nascosto? Eh sì, era nascosto proprio fra quelle piante e noi l'abbiamo trovato, quindi abbiamo completato la nostra terza sfida insieme. Sì, abbiamo completato la nostra sfida insieme, anche se noi siamo divisi. Vinci, guarda, questo puffo ha un regalo fra le mani, è super bello, wow! Ok, ma adesso arriva la parte più spaventosa. Dobbiamo darlo allo Smurf Cat? Quindi dobbiamo portarlo nella sua tenda, forse adesso è la volta giusta. Che vedremo tutti lo Smurf Cat. Ok, diavoletti, ci siamo avvicinati alla tenda blu dello Smurf Cat. Per dargli questo puffo, è un regalino da parte nostra. Ok, adesso vedremo tutti lo Smurf Cat, tanto. Guarda, Vinci, guarda. Questa è la tenda dello Smurf Cat. E noi adesso daremo questo puffo allo Smurf Cat. Ehi, Smurf Cat, prendi questo puffo. Vinci, l'ha preso. L'ha preso! Che ansia, si trova lo Smurf Cat qui dentro? Sì, ma non si fa vedere. Non possiamo sbirciare. Vinci, no, no! Non aprire questa tenda, potrebbe essere pericoloso. Senti l'allarme? Anto, corri! Oh, Vinci, nella tua tenda! Corri nella tua tenda! Ok, Vinci è dentro la sua tenda e l'allarme dice che dobbiamo... rientrare! Oh. Ok, già. Sì, sono nella mia tenda. Sono nella mia tenda, arancione. Devi restare lì dentro. Che ansia, che ansia. Complimenti. Complimenti? State sopravvivendo. Sì. Adesso tocca ad Anto. A me? Anto, devi riuscire a lanciare 5 palline in bocca al dinosauro. Cosa? Sbrigati. Overrai eliminato. Oh no? Perché lo Smurf Cat mi ha lanciato questa sfida super difficile? Che c'è? Oh. Oh? Guarda cosa c'è qui fuori, l'ha messo lo Smurf Cat. Sì! La tua sfida! È la mia sfida! Oh. È la mia sfida! Ok, cosa aspetti? Esci da lì! Ah, ok, adesso io uscirò da questa tenda, perché io vincerò! Eh sì, adesso qui ci sono delle palline arancioni e devo far entrare 5 palline arancioni dentro la bocca di questo dinosauro! Oh? Ok, iniziamo! Dobbiamo far entrare queste palline dentro la sua bocca! No, non ci sono riuscito. Ok, di nuovo. Cosa? Perché non ci riesco? Cosa? Ok, dobbiamo continuare a provarci.
Wow! Diavoletti, la prima pallina è entrata! Oh no! Oh no, perché non entrano? Wow, seconda pallina entrata! Ok, la terza! Sì, terza pallina entrata! Ok, quarta! Wow, quarta pallina entrata! Adesso l'ultima! No! Sì, l'ultima! Ho vinto questa challenge! Guardate, 5 palline sono entrate! Guardiamo nel suo stomaco! Sì, guardiamo nel suo stomaco! Già, ok, vediamo! Wow, 5 palline! Sì, sì, 5 palline! Wow, 5 palline! Quindi ho completato questa sfida! Ok, ma noi siamo da tantissimo tempo! Adesso dobbiamo rientrare di nuovo nella tenda! Ma è passato tantissimo tempo! Torniamo nella tenda! Cosa? Bravi! Siete sopravvissuti entrambi! Siamo sopravvissuti! Non siete usciti dalla tenda! Oh. Adesso io mi faccio vedere! Ti fai vedere? Oh, lo Smurf Cat si farà vedere! Vinci, esci! Vinci, esci! Pronto! Diavoletti, siamo sopravvissuti nelle tende per 24 ore? Eh sì, siamo rimasti molto tempo in quelle tende e con sfide veramente difficili. Eh sì, meno male che ho superato la sfida di quel dinosauro. Ok, ma lo Smurf Cat sta uscendo! Sta per uscire! Quindi, diavoletti, restate con noi perché stiamo per vedere lo Smurf Cat nella vita reale! Perché adesso uscirà dalla sua tenda tutta blu. Wow, guarda la sua tenda. Sta uscendo qualcuno da quella tenda. Guardate, si muove. Ok, chi è che si nasconde lì dentro? Lo Smurf Cat. Lo Smurf Cat sta uscendo dalla sua tenda tutta blu. Vinci, è uscito, guardate. Lo Smurf Cat sta venendo da noi. Abbiamo visto finalmente lo Smurf Cat dopo 24 ore che è stato chiuso in quella tenda tutta blu. Ah! Ok, ma adesso io ho notato qualcosa di molto strano nella nostra casa. Qualcosa di molto insolito, guardate, qui c'è un letto praticamente tutto rosa con oggetti tutti rosa. Ed è tutto rosa? Eh sì, qui c'è un letto tutto rosa. Sì, c'è un letto praticamente tutto rosa. Prima non era così, quindi qualcuno ha innescato tutto questo. Prima non c'era, non era così rosa qui, ma adesso è tutto completamente rosa. Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato a mettere tutte queste cose in casa nostra? Ho molta paura, c'è un ladro in casa nostra? Una spia? Cosa c'è? Qualcuno ha fatto diventare questo letto rosa? Esatto. Cosa? Tanto c'è un altro problemino. Perché il nostro letto è diventato giallo? Sì, questo è il nostro letto principale, dove dormiamo, e adesso è tutto giallo, non capisco il perché. Perché questo letto è tutto giallo e lì c'è un palloncino di colore? Giallo? Non soltanto il palloncino è di colore giallo, anche questo peluche e persino questo giochino. È tutto completamente giallo qui. Sì, è tutto giallo, è tutto giallo! Ma non era così? Chi è stato? Cos'è successo qui? Chi è entrato in casa nostra? Guarda questi cuscini tutti gialli, prima non erano gialli, erano bianchi. Senti qualcosa? Chi è stato? Chi è stato a cambiare tutto? Non lo so, qualcuno è entrato in casa nostra? Chi è stato? Chi è stato a mettere questi due colori in casa nostra? Non capisco, non lo capisco proprio. Oh, chi molto... è stato? Chi è stato a cambiare questi colori? E poi perché lì c'è un altro letto? Non c'è mai stato. Sì. Non capisco chi ha messo quest'altro letto qui. Quello è il nostro letto principale, che adesso è tutto giallo, ma qui c'è un altro letto tutto rosa. Eh sì, c'è un letto rosa. È un letto giallo. Anto, eh? Cosa succede qui? Cosa? Ciao Anto e Vinci. Ciao. Sono lo Smurf Cat. Lo Smurf Cat. Oggi voglio lanciarvi una sfida impossibile. Dovete sopravvivere nel letto del vostro colore per 24
Il vostro colore lo deciderà la ruota. Cosa? Girate la ruota. Ruota. Sbrigatevi. Dobbiamo? Dobbiamo girare la ruota? Per scoprire il nostro colore? Noi dobbiamo sopravvivere su un letto per 24 ore? E il letto deve essere del nostro colore? Adesso è tutto chiaro? Ecco perché qui ci sono due maglie, guarda, una gialla e una tutta rosa. Perché noi dobbiamo girare la ruota e scoprire in quale letto dobbiamo sopravvivere per le prossime 24 ore. Vinci, io ho veramente molta paura. Chi lo dici? Io non so sopravvivere sul letto per 24 ore. E chissà quale sarà il nostro colore. Secondo voi, diavoletti, il mio colore, quello di Anto, sarà il giallo o il rosa? Non lo so, ma comunque io mi annoio moltissimo di restare sul letto per 24 ore. Non possiamo fare una passeggiata, non possiamo uscire, non possiamo mangiare insieme. E poi non possiamo fare niente, perché dobbiamo restare 24 ore su un letto. Beh sì, non possiamo neanche andare in bagno. Non possiamo neanche andare in bagno perché dobbiamo sopravvivere sul letto per 24 ore. Faremo pipì a letto? Questo sì che è un problema, perché non possiamo neanche andare in bagno, non possiamo neanche scendere un attimino dal letto. No, dovremo restarci per le prossime 24 ore e non possiamo assolutamente imbrogliare, perché lo Smurf Cat potrebbe spiarci in questo momento. E potrebbe eliminarci! Sì, lo Smurf Cat, se noi barassimo, potrebbe eliminarci! Esattamente. Cosa? È la ruota. Sì! È lì! La ruota? La ruota che deciderà il nostro colore! Ok, Anto, inizi tu? Che ansia, che ansia! Anto, gira! E scopri il tuo colore! Dai! Diavoletti! Cosa aspetti? Qui c'è scritto quale colore sei, e c'è giallo o rosa, e il colore che uscirà sarà il mio colore. Sarà il tuo colore, ma sarà anche il tuo letto per 24 ore. Devo dirvi un segreto, devo dirvi un segreto. Il mio colore preferito è il giallo. Sì, il colore preferito di Anto è il giallo. E quindi spero proprio che esca il giallo. Dai, giriamo la ruota e vediamo quale sarà il mio colore. Voglio sopravvivere nel letto giallo. Eh sì, voglio fare questa challenge nel giallo. Giallo, giallo, giallo! Anto, dobbiamo iniziare la challenge. Gira la ruota. Sì, ma io voglio far uscire il giallo. Dai, Anto, gira, dobbiamo iniziare questa challenge. Non voglio neanche immaginare. Dovremmo restare sul letto per 24 ore. Gira la ruota prima che sia troppo tardi. Ok, speriamo il giallo. Dai. Ok, la ruota sta girando. Secondo voi cosa uscirà? Secondo voi cosa uscirà? Speriamo, speriamo quello che voglio io. Speriamo quello che voglio io. Dai, dai, dai. Oh, wow, giallo! Il mio colore è il giallo! Quindi, diavoletti, venite! Guardate, questo colore è il giallo. Quale colore sei? Giallo! Quindi, il mio colore è il giallo! Ok, quindi automaticamente il mio colore è il rosa. Sì! Ok, Anto, il tuo colore è il giallo, mentre il mio, automaticamente, è rosa. Anto vs Vinci in questa challenge? Anto giallo vs Vinci rosa? Chi resiste di più sul letto vince? Sì, dobbiamo sopravviverci per 24 ore senza scendere neanche un attimino. Voi per chi ti fate? Per Anto o per Vinci? Commentate qual è il vostro colore, giallo o rosa? Ma ovviamente tifano tutti per me. Tutti per me? Non è così? Dai, commentate. Tutti per me? Sì, commentate. Leggo tutti, commentate. Invece io metto tantissimi cuoricini per chi tifa per me. Anch'io. Io invece vi metto il mi piace al commento. Dai, per chi ti fate? Commentate. Cosa? È lo Smurf Cat, lo Smurf Cat! Adesso prendete subito le magliette e mettete le maglie del vostro colore. Cosa? Questo. Sbrigatevi! Poi correte nel vostro letto. Cosa? Ok, dobbiamo indossare la maglia del nostro colore e poi dobbiamo correre sui nostri letti per 24 ore. Sì, inizio io!
Ok, diavoletti, dobbiamo indossare subito la maglietta gialla. Guardate, quello è il mio colore, il giallo. Quindi prendiamo questa maglietta e... guardate, è di colore giallo. La indossiamo e poi dobbiamo correre subito nel nostro letto, il letto giallo. Dai, dai, indossiamo questa maglietta. Ok, il mio colore è il giallo. Ma aspettate, adesso dobbiamo correre sul nostro letto. Se no potremmo essere squalificati. E io non voglio essere eliminato dal gioco. Voglio... io voglio vincere. Wow! Questo è il mio letto, il letto di colore giallo. Eh sì, palloncino giallo, maglia gialla, capelli biondi, sì, gialli. Peluche giallo, sì, questo è il mio colore. Guardate, questo peluche giallo. Quindi io vivo nel colore giallo. Anche i cuscini sono gialli, sì, tutto è giallo. Wow, qui è tutto giallo. Io posso dormire su un cuscino giallo con il mio peluche giallo. Ok, Anto è già nel suo letto tutto completamente giallo, quindi devo sbrigarmi. Cosa ci faccio seduto qui? Non posso restare qui, devo correre sul mio letto tutto rosa. Ma prima devo indossare questa, quindi preparatevi, preparatevi. Diavoletti, non è super bellissima questa felpa? Eh sì, a me piace molto. Oh no, ma adesso cosa si deve fare? L'ho dimenticato, non so cosa fare. Dobbiamo sederci per terra? Vinci, devi andare subito nel tuo letto! Ah, giusto! Corri, corri! Oh, ce l'ho fatta! Per un pelo, diavoletti, ce l'ho fatta! Oh no, lo Smurf Cat avrebbe potuto eliminarmi, ma adesso non può, perché io sono nel mio letto tutto completamente rosa, con un quaderno gigante rosa, un evidenziatore gigante rosa. Guardate, io posso anche scrivere, eh sì, come passatempo. Posso anche scrivere come passatempo, posso disegnare, eh sì, mentre Anto... non ha niente da fare, secondo me, quindi scenderà dal suo letto. Io vincerò questa challenge perché giocherò a Tris. Sì, sapete con chi? Con questo. Sì, con te. Giocherò a Tris con te. Vuole giocare? Oh, che bello! Ha risposto che vuole giocare, quindi giocherò a Tris con questo. Dai, tu sei la X, forza! Fai la X da qualche parte. È Tris, si chiama Tris questo gioco, forza! Tieni l'evidenziatore, tieni! Vinci cosa sta facendo sul suo letto? Sta giocando a Tris con un maialino? Oh, vuole perdere tempo, ma io vincerò questa challenge perché dormirò. Sì, guardate, ho un cuscino tutto giallo. Anzi, guardate! Ho due cuscini gialli, sì, due cuscini gialli. E poi, oh, qui c'è anche una coperta. Wow, posso dormire? Sì, mi sento proprio tutto giallo. Quindi io dormirò per tutte le 24 ore. Ma c'è un problema, c'è un grandissimo problema. Io ho fame, e su questo letto non c'è niente da mangiare, non c'è niente, c'è soltanto questo peluche. Non si mangia. Massimo, mi fai male. Eh? Mi fai male? Oh, scusami tanto, peluche, non volevo, non ti farò più del male. Oh, scusami, avevo fame. Ma non si mangiano i peluche. Oh, non c'è niente da mangiare, non c'è niente da mangiare. C'è un palloncino che non può essere mangiato. Oh, e c'è questa pallina che non si mangia. Uffa, io ho veramente molta fame. Ho fame. Come faccio a sopravvivere? Ho fame. Oh, ho un'idea. Sì, ho un'idea. Posso scendere da questo letto tutto giallo e posso andare a prendere qualcosa da mangiare al supermercato. Dai, adesso scendo. Okay. Anto, non scendere dal tuo letto! Potresti essere eliminato, non farlo!
Vinci ha ragione, Vinci ha ragione. Non si deve scendere dal letto per tutte le 24 ore. Quindi noi non possiamo scendere, non possiamo scendere. Dobbiamo restare su questo letto per tutte le 24 ore. Ma io ho molta fame, ho molta fame. Povero Anto, ha molta fame, quindi di certo scenderà dal letto prima del previsto. Ma guardate i diavoletti, invece io posso disegnare. Ok, ma adesso basta, mi scoccio. Però ho anche una palla squishy tutta rosa, quindi posso anche rilassarmi squisciando questa pallina rosa gigante. Non è super bellissima? Eh sì, noi abbiamo tantissimo da fare. Ma poi la cosa più importante è che possiamo anche riposare, perché guardate cosa abbiamo qui. Una borsa d'acqua calda. Questa è una borsa d'acqua calda. Eh sì, ci terrà veramente molto al caldo durante le 24 ore. Quindi di certo io non scenderò da questo letto per nessun motivo al mondo. Anche se adesso persino il mio stomaco sta brontolando come quello di Anto. Quindi chi scenderà dal letto per primo per cercare cibo? Oh no, ho molta fame. Cosa mai potrò mangiare? Non c'è niente da mangiare qui. Possiamo scendere dal letto? No, Vinci, non dire mai più così, perché noi dobbiamo vincere questa challenge. Quindi non possiamo scendere da questo letto. Ok, dai. Oh, ci sono. Guardate cosa faccio. Adesso disegnerò delle patatine, così le mangerò con la mia mente. Oh, delle patatine. Sì, proprio delle patatine. Guardate, tantissime patatine. Oh, tantissime patatine super calde, come questa borsa d'acqua calda. Eh sì. Non posso, non posso. Sono finte, è soltanto un disegno, aiuto. Queste patatine sono soltanto un disegno. Io le voglio nella realtà. Ho molta fame. Ho veramente molta fame. Lo Smurf Cat! Bene, bene. Eh? Come state partecipanti? Stiamo bene! La challenge inizia ora! Inizia ora! Avete 3 minuti di tempo per trovare tutto il cibo del vostro colore! Cosa? Abbiamo 3 minuti di tempo per trovare tutto il cibo del nostro colore! Cibo? Chi ha detto cibo? Chi ha detto cibo? Abbiamo 3 minuti per cercare il cibo del nostro colore? Ok, ok. No, questa è soltanto la mia vecchia felpa. Dov'è il cibo? Devo trovare tantissimo cibo rosa perché ho molta fame. Ho veramente molta fame. Ok, sono sceso dal letto. Eh sì, guardate, non c'è più nessuno sul letto giallo, perché adesso io devo trovare il mio cibo giallo per 3 minuti. Eh sì, cibo giallo. Come faccio a trovare cibo giallo? Vinci sta cercando? Ma non trova niente? No, Vinci non sta trovando niente. Abbiamo soltanto 3 minuti, 3 minuti. Il tempo sta per scadere, quindi dobbiamo trovare tutto il cibo giallo. Eh sì, io cibo giallo, Vinci cibo rosa. Ok, prendiamo questo carrello. Prendiamo questo carrello. Dai, andiamo. Andiamo a fare la spesa di cibo giallo. Dobbiamo mettere tantissimo cibo giallo qui dentro, dentro questo carrello. Andiamo. Qui non c'è niente, no, qui non c'è niente, non c'è cibo giallo. Dobbiamo sbrigarci perché ho molta fame. Dobbiamo sopravvivere su quel letto per 24 ore. E per sopravvivere ci servirà acqua e cibo, che dobbiamo mettere qui dentro. Ok. Cosa? Qui c'è una bevanda tutta gialla? Come ho fatto a trovarla? Dai, prendiamo questa bevanda tutta gialla. Prima cosa trovata. Wow! Abbiamo messo la prima cosa nel carrello. Una bevanda tutta gialla che possiamo bere. Quindi non resteremo senza niente da bere. Cosa? Anto ha già trovato qualcosa da bere? Io ancora niente, non ho niente. E dobbiamo restare su questo letto per 24 ore, quindi non è un buon segno. Devo andare a cercare, vado.
Vinci non ha ancora trovato niente? No, Vinci non ha ancora trovato niente. Ma noi adesso metteremo tantissime cose in questo carrello. Dai, sbrighiamoci, sbrighiamoci. Ok, forse il cibo giallo si nasconde vicino al nostro letto giallo? Eh sì, dai team giallo, dobbiamo trovare più cibo di Vinci. Ok, andiamo a cercare, venite con me, venite. Forse dietro questa tenda? Sì, forse dietro questa tenda c'è qualcosa. Ok, apriamo questa tenda. Cosa? Cosa c'è qui? Cos'è? Ok, vediamo, vediamo. Ok, delle monete di cioccolato gialle? Eh sì, sono monete, sono proprio monete di cioccolato gialle. Ok, prendiamo queste monete e mettiamole dentro questo carrello. Ho anche del cioccolato! Che buono il cioccolato! Ok, dobbiamo continuare a cercare cibo giallo! Cibo giallo, dove sei? Io non ho trovato ancora niente, diavoletti! Qui si mette male! Devo restare sul mio letto tutto rosa per 24 ore! Ma come farò? Senza niente da mangiare? Senza niente da bere? Ok, cerchiamo, cerchiamo. Oh, forse dietro la TV? Eh sì, forse dobbiamo controllare dietro la TV. Eh sì, qui c'è una TV. Controlliamo. Oh, cosa? Cosa c'è lì? Dietro la TV c'è qualcosa di giallo. Che cos'è? Succo di limone? Ma il succo di limone è aspro e non mi piace. Uffa. Oh, ma mettiamolo nel carrello. È pur sempre qualcosa da bere. Ma come faccio a bere qualcosa di aspro? Ok, mettiamo nel carrello il limone. Uffa, io non voglio limone, voglio cioccolato, voglio dolci, voglio cose molto più buone. Ok, 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 venite con me, venite con me. Dai, dobbiamo cercare tantissimo cibo e abbiamo pochissimo tempo. Oh, forse dobbiamo aprire questo cassetto? Abbiamo trovato un altro cibo giallo ed è sempre cioccolato. Sì, cioccolato, cioccolato. Ok, mettiamo questo cioccolato nel carrello. Wow, il mio carrello è quasi pieno, quasi pieno. Vinci non ha niente, ha zero cose. Uffa, mi dispiace per Vinci, perché come farà a sopravvivere senza niente da mangiare e senza niente da bere? Ok, sto cercando ancora. Oh, wow, qui dentro c'è qualcosa di giallo. Sì, un pacchetto di gomme. Sì, un pacchetto di gomme giallo. Ok, prendiamolo. A me piacciono le gomme. Wow. Ok, continuiamo a cercare, continuiamo a cercare. Oh, cosa? Cosa c'è qui? Qualcosa di giallo. Sono popcorn! Wow, popcorn, popcorn! Mettiamoli nel carrello! E finalmente ho trovato anche un altro cibo! Guardate, dietro quella tenda c'è qualcosa di giallo! Wow, che cos'è? Oh, una barretta? Oh, wow, wow, di arachidi! Che buona, che buona! Dai, mettiamo questa barretta in questo carrello! Oh no! Anto ha quel carrello pieno di cibo, mentre il mio carrello è completamente vuoto. Ma perché? Dove sei, cibo rosa? Manca pochissimo tempo e guardate il mio carrello completamente vuoto. Ok, adesso basta. Adesso si fa sul serio, perché dobbiamo restare 24 ore su quel letto, diavoletti. 24! E non voglio certo restare senza cibo e senza acqua, grazie. Quindi mettiamoci alla ricerca. Aprite bene gli occhi. Allora, lì cosa c'è? Oh, lì! Guardate, lì sotto c'è qualcosa, vedete anche voi? Cosa c'è qui? Sembra rosa e sembra gigante. Un succo tutto rosa, guardate! La scatola di questo succo è tutta rosa, quindi è perfetto. Ok, mettiamolo nel carrello, finalmente, il mio primo cibo.
Ma Vinci, quando si sbriga, deve subito ritornare nel suo letto. Se no, lo Smurf Cat potrebbe eliminare Vinci. Manca pochissimo tempo, mancano 30 secondi. Oh no, Vinci troverà tantissimo cibo rosa in 30 secondi. Ok, diavoletti, non va per niente bene. Per adesso nel mio carrello c'è soltanto una bevanda, ma io dovrò pur mangiare, quindi mi serve del cibo, mi serve cibo. Aspettate, avvicinatevi, guardate cosa c'è qui. Ed è tutto rosa. Caramelle, tutte rosa. E Chupa Chups al gusto di fragola. Wow, caramelle e Chupa Chups. Ok, andiamo. Ok, dobbiamo controllare ogni singolo angolo, perché il cibo potrebbe essere dappertutto. Ad esempio, guardate qui sotto, c'è qualcosa di molto rosa. Una busta di patatine tutta rosa, guardate! Una busta di patatine tutta rosa? Dobbiamo subito metterla nel carrello? Molto felice! Oh! In pochissimo tempo ho trovato tantissimo cibo, ma non finisce qui, dobbiamo trovare altro cibo! Diavoletti, in questo libro sembra esserci qualcosa, ma noi dobbiamo sbrigarci perché dobbiamo ritornare subito sul nostro letto tutto rosa, altrimenti lo Smurf Cat potrebbe eliminarmi. Ed io non voglio perdere questa challenge. Quindi apriamo qui. Delle caramelle tutte rosa! Guardate! Il packaging è tutto rosa, che bello! Ok, quindi questo può andare nel mio carrello. Ok, sto trovando tantissime cose in pochissimo tempo. Oh, guardate, il mio carrello adesso sembra super pieno, ma non basta. Secondo me c'è ancora qualcosa che devo trovare. Sì, secondo me c'è. Ok, forse dobbiamo controllare sotto questa poltrona? Dobbiamo sbrigarci, diavoletti, devo ritornare sul mio letto, altrimenti... la challenge per me è finita. Cibo, dobbiamo controllare ogni angolo, anche sotto le tazze. Cosa c'è qui sotto? Controlliamo. Gomme? Gomme tutte rosa? Eh sì, il pacchetto è tutto rosa. Bene, gomme, proprio quelle che mancavano. Entrate! Ok, siamo pronti per andare a letto, sbrighiamoci! Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta! Con tutto il mio cibo sono sul mio letto rosa finalmente, quindi non perderò ancora questa challenge, non adesso, non ora. Tantissimo cibo, quindi non sarò costretto a scendere da questo letto, no, non scenderò, perché adesso mangerò le mie patatine tutte rosa super buonissime. Oh, guardate! Bello! Adesso prendete del tempo per mangiare. Tra poco inizieranno le sfide per sopravvivere. Cosa? Saranno difficili. Fra poco inizieranno le sfide per sopravvivere, ma adesso è tempo di mangiare! Ok, siamo su questo letto giallo. Guardate, siamo su questo letto tutto giallo e possiamo mangiare. Quindi iniziamo a bere, iniziamo... no, a bere succo di limone non ci penso proprio. Ok, oh che bello, possiamo mangiare! Dai, iniziamo con questa barretta, sì, iniziamo con questa barretta gialla. Oh, chissà Vinci si è trovato cibo, secondo voi Vinci ha trovato cibo? Sicuramente io riuscirò a sopravvivere di più su questo letto, non scenderò. Ok, ok, che buona, guardate questa barretta, è buonissima! Molto buona! Yummy! Ok, io ho tantissime cose, ho tantissime cose. Cosa scelgo? Questi M&M's sono buonissimi! Wow, wow! Qui tutte le bustine sono gialle! Adesso posso stare nel mio letto tutto giallo? Sì, posso stare nel mio letto tutto giallo a rilassarmi e a mangiare! Guardate, posso mangiare! Che buoni, che buoni! Ok, adesso posso bere. Adesso ho molta sete perché ho mangiato molto cibo giallo. E quindi adesso devo bere questa spremuta d'arancia. Ok. Adesso sì che va meglio. Va molto meglio. Quando bevi ti senti meglio.
Cosa? Ho finito tutta la bevanda gialla? Ok, ma... Oh, no, 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 no. No, 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 no. Adesso mi scappa la plin plin. Eh sì, devo andare in bagno. Mi scappa la plin plin. E non posso andare in bagno. Non posso, non posso scendere dal letto. Ho fatto un bel guaio. Non dovevo bere, non dovevo bere tutta la bottiglia. Oh, oh. Anto non può scendere dal letto, quindi dovrà trattenere la sua pipì molto a lungo. Forse per 24 ore? Oh no, perché non possiamo scendere dal nostro letto tutto colorato? Oh, ma adesso io sto mangiando queste patatine, diavoletti, e devo ammettere che sono proprio buone. Sì, ok, bevo anche un po', ma con attenzione, perché bevendo, dopo, arriva lo stimolo di andare in bagno. E non può arrivare proprio adesso, non durante questa challenge. Quindi si beve poco. Basta. Si beve poco poco? Non come ha fatto Anto. Ha bevuto tutta l'intera bottiglia. È normale che adesso devi andare in bagno. Oh, allora? State certi che vincerò io questa challenge? Perché non ho nessuna intenzione di scendere da qui. No, ho anche la mia borsa d'acqua calda. Ho tutto, tutto con me. Non mi manca niente. Posso anche continuare a disegnare mentre mangio le mie patatine gustose. Quindi non mi manca assolutamente niente. Ok, adesso apriamo anche queste caramelle, così le proviamo. Guardate la confezione tutta rosa, vi rendete conto? Il mio colore è super bellissimo. Ok. Wow, guardate quante caramelle. Mi scappa la plin plin, ma non posso scendere da questo letto! Non posso scendere! Non voglio essere eliminato! Non voglio essere eliminato! Oh, che ansia! Vado a fare plin plin! Vado a fare plin plin! Oh, no, non posso scendere! Non posso scendere dal letto! Cosa? Sentite? Sentite? Cosa? La prima sfida la deve fare Anto! Anto? Anto! Ci sei? Sì! Devi trovare il cibo giallo di Halloween nascosto. Cosa? Mettilo in questo bicchiere ed hai vinto. Sbrigati o verrai eliminato. Sbrigati o verrai eliminato? Devo trovare il cibo giallo di Halloween e metterlo dentro questo bicchiere? Se non lo faccio, vengo eliminato? Ok, diavoletti, dobbiamo fare questa sfida. Dobbiamo fare questa sfida. Sono sceso dal letto? Eh sì! Adesso dobbiamo trovare il cibo giallo di Halloween. Cibo giallo di Halloween mai visto prima d'ora? Vinceremo questa sfida! Se non lo faremo, io potrei essere eliminato! No! Non voglio essere eliminato! Non voglio! Troverò il cibo giallo di Halloween! Sì, lo troverò! Ma adesso io ho un'idea per far perdere Vinci! Vinci? Vuoi farmi compagnia? Devo trovare cibo giallo di Halloween. Anto, non posso, mi dispiace, la prima sfida tocca a te. Io non posso scendere dal mio letto, altrimenti lo Smurf Cat mi elimina, non ci penso nemmeno. Ti rispondo. No, non scenderò mai dal mio letto tutto rosa. No, 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 non scendo dal mio letto. Io non voglio essere eliminato, per niente. Vinci non vuole scendere. Uffa, io volevo finire questa challenge, volevo vincere. Vinci sta mangiando sul suo letto rosa. Oh, perché devo fare io la prima sfida? Ok, devo trovare il cibo giallo di Halloween. Di Halloween! Ok, cibo giallo, dove sei? Cibo giallo? Cibo giallo, dove sei? Cosa? Che cos'è? Un asciugamano tutta gialla? Secondo voi dobbiamo alzare questa asciugamano tutta gialla? Ok, 3, 2, 1, che ansia! 3, 2, 1. Cosa? Sotto questa asciugamano gialla c'era il cibo giallo di Halloween? Delle zucche? Sono zucche di cioccolato? Wow! Sono zucche di cioccolato, guardate! Sono buonissime! Cibo giallo di Halloween! Anto, corri, altrimenti lo Smurf Cat ti elimina! Forza, devi mettere questo cibo di Halloween in quel bicchiere! Vai, corri! Ok,
Dobbiamo sbrigarci! Devo mettere il cibo giallo di Halloween qui dentro, ok? Cibo giallo, zucche di cioccolato, vi metto in questo bicchiere di Halloween. Wow, guardate, le zucche gialle sono proprio dentro questo bicchiere. Io ho completato la prima sfida, ma adesso devo tornare subito sul letto. Ecco fatto, sono sul mio letto giallo. Sono ritornato sul mio letto giallo e io non scenderò mai da questo letto. Ho molta sete. Un poco, ricordiamo, sempre bere un pochino quando si fa una challenge. Ok. Sentite? Ok, controlliamo forse lo Smurf Cat. Oh no, la seconda sfida tocca a me. Io volevo continuare a mangiare, a bere e a disegnare. Non voglio fare le sfide. La seconda sfida la deve fare Dulci. Devi trovare il nuovo raro di colore rosa nascosto in questa casa. L'uovo raro? E devi schiuderlo. Schiuderlo? Sbrigati. Cosa ha appena detto lo Smurf Cat? Devo trovare l'uovo raro che si nasconde in questa casa e devo schiuderlo? Oh no, un uovo raro? Colore rosa? Vi rendete conto? Io non ho mai visto un uovo di colore rosa. E voi? Cosa si nasconderà dentro? Oh no, dobbiamo subito scoprirlo. Quindi non possiamo più mangiare, né bere, né giocare con questo squishy. Perché adesso dobbiamo completare la sfida. Perché altrimenti lo Smurf Cat mi eliminerà dal gioco. Ed io non perderò questa challenge. Quindi andiamo alla ricerca dell'uovo mai visto prima d'ora, molto raro. Ho molta paura. Cosa si nasconde in quell'uovo? Dobbiamo scendere dal nostro letto. Oh, ok, ci siamo. Bene. Dove potrà mai nascondersi l'uovo misterioso che si nasconde in questa casa? Ma dove? Dove ti nascondi? In che angolo? Oh, controlliamo il frigo. Non abbiamo mai controllato. Adesso controlliamo. Magari l'uovo misterioso molto raro si nasconde in frigo. Diavoletti! Cosa vedono i miei occhi? Lo vedete anche voi? Non lo vedo soltanto io. È un uovo? No! Tutto rosa? Aspettate perché così lo vedete meglio tutti. Oh no! Abbiamo trovato un uovo tutto rosa. Ma quest'uovo sembra molto raro. Cosa si nasconde qui dentro? Per vincere questa sfida dobbiamo anche schiudere quest'uovo. Quindi abbiamo bisogno di una tazza, un recipiente, qualcosa che sia rosa, perché altrimenti perderemo la sfida. No, io non voglio perdere questa challenge. Ok, ho trovato. Secondo voi, Vinci, riuscirà a schiudere quell'uovo? Cosa si nasconde in quell'uovo? Oh, che buoni popcorn! Mettiamo quest'uovo qui dentro. Oh, no, abbiamo bisogno di qualcosa che sia rosa. Ok, diavoletti, abbiamo una tazza rosa piena d'acqua. E adesso, per completare la sfida, dobbiamo far schiudere quest'uovo. Ma ho molta paura, perché se non si schiudesse... Oh no, lo Smurf Cat mi eliminerebbe dal gioco. Non vale. Oh, non è colpa mia se quest'uovo non si schiude. Beh, proviamoci. Speriamo si schiuda. Adesso dobbiamo aspettare. Secondo voi quest'uovo si schiude? Quante domande? Si sta schiudendo. Sentite? Piccoli pezzi. Sta uscendo fuori. Che cos'è? Ah, diavoletti, guardate questa crepa gigante. Ok, non abbiamo tempo da perdere. Dobbiamo vincere questa sfida. Quindi dobbiamo scoprire cosa c'è qui dentro. Diavoletti, ma cosa c'era in quest'uovo? Una persona con le ali? Che bello! Seconda sfida completata. Molto bene, Vinci, molto bene. Anzi, buh, Vinci, perché io voglio vincere. Non ce la faccio più a stare su questo letto. Mi sto scocciando. Sì, mi scappa la plin plin. Cosa? Lo Smurf Cat mi sta fissando? Ehi, Smurf Cat, cosa vuoi? Perché mi fissi? La terza sfida. Dovete farla insieme. Insieme? Anto e Vinci. Anto e Vinci? Dobbiamo farla insieme? Io e Vinci? Dovete addobbare quell'albero bianco.
Cosa? Quell'albero bianco? Dobbiamo addobbarlo? Cosa? Chi trova più palline del proprio colore vince. Oh! Chi troverà più palline? Cosa? La la la. Oh, tanto! Oh, ci hai messo così tanto tempo. Io ho già trovato le due palline rosa. Come hai fatto a trovare già due palline del tuo colore? Sì, e adesso ho intenzione di metterle. Di già. Sì, sì, hai capito bene. Guarda attentamente. Una. E l'altra. Che ne dici, Anto? Qui? Aspetta. Oh, sì, va molto bene lì. Che bello quest'albero. Ma tu non hai palline gialle? No, 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 no! Vinci ha trovato due palline rosa. E io devo trovare più palline di Vinci. Eh sì! Devo trovare più palline di Vinci, devo sbrigarmi. Devo trovare palline di colore giallo. Ok, dobbiamo sbrigarci. Cerchiamo in bagno. Sì, cerchiamo in bagno. Palline di colore giallo, dove siete? Cosa? Ho trovato una pallina! Sì, è una pallina di colore giallo, come la mia maglietta! Guardate, la mia maglietta è di colore giallo e questa pallina è gialla! Ok, ma soltanto una non basta! Dobbiamo trovare più palline! Dobbiamo trovare più palline! Cosa? Nel water c'è una pallina? Secondo voi devo prenderla? Sì, perché devo vincere! Oh! Farò di tutto per vincere. Ok, seconda pallina gialla trovata. Ho un'altra pallina gialla. Quindi ho trovato due palline. Pareggio. Ok, devo trovare più palline di Vinci. Sì, devo trovare più palline di Vinci. Nella vasca da bagno c'è un'altra pallina? Wow, wow. Un'altra pallina! La terza pallina gialla! Evviva! Abbiamo superato! Vinci! Cosa, ne sono tre? Vinci, guarda qui! Adesso metto le mie palline super belle gialle! Guarda, prima pallina messa, adesso seconda pallina... La terza perché? Terza pallina! Ecco fatto! Guarda, l'albero è pieno di palline gialle! Quindi hai vinto tu questa sfida, non io! Perché io ho trovato soltanto due palline rosa, mentre tu tre palline gialle! Torniamo subito ai nostri letti! Okay. Torniamo! Vinci! 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 Complimenti! Anto! Hai vinto la terza sfida! Hai trovato più palline gialle! Sì! Mi dai una ricompensa? Quale sarà la ricompensa gialla? Eh sì, perché il mio colore è il giallo. Adesso lo Smurf Cat mi darà una ricompensa gialla. Quale sarà la ricompensa? Cosa? Che cos'è? Wow, questa è la ricompensa! Non ho mai visto questa faccia! Eh sì, è una faccia super bella! Guardate, posso usare questo come contenitore di cibo! Eh sì, guardate, posso mettere queste gomme! Sì, posso mettere la barretta che non ho ancora finito qui dentro! E posso chiudere? Sì! Adesso posso fare una bella dormita sul mio cuscino giallo. Tanto devo resistere 24 ore. La quarta sfida la deve fare Vinci. Io? Vinci, devi costruire il monopattino rosa. Cosa? Puoi camminare ed uscire dal tuo letto solo con questo monopattino rosa. Fantastico! Puoi girare per la casa solo per 3 minuti. 3 minuti? Ok. Sbrigati. Siete tutti pronti? O forse no? Perché io ho l'occasione di girare il monopattino per 3 minuti in casa. Dobbiamo solamente montarlo. Guardate! Guardate le ruote! Adesso
possiamo girare per 3 minuti, lunghissimi 3 minuti. Oh, diavoletti, guardate che bello il mio monopattino rosa ed è super veloce. Visto che abbiamo la possibilità di girare con il monopattino rosa, possiamo anche attuare un piano per far scendere Anto dal letto, così Anto scenderà dal letto per primo e io vincerò. Monopattino all'azione, perché soltanto con questo monopattino possiamo scendere dal nostro letto tutto rosa. Avviciniamoci. Ci siamo. Anto sta dormendo. Anto, c'è lo Smurf Cat dietro di te. Devi scappare adesso. Lo Smurf Cat è dietro di me? Posizione perfetta. Cosa? Giusto un pochino per cadere a terra e perdere questa challenge. Vai! Ho perso! Chi mi ha fatto scendere da questo letto? Oh, è stato lo Smurf Cat, che adesso è sparito? Ma sì. Non c'è lo Smurf Cat! Invece era proprio qui. Chi mi ha fatto scendere da questo letto? Ci sei cascato? Anto è stato eliminato. Eh? Vinci ha vinto la challenge. E vai! Uffa! Io sono stato eliminato. Vinci ha vinto questa challenge. Ma perché mi ha fatto scendere dal letto? Non c'era lo Smurf Cat. Mi ha fatto uno scherzo. Okay, ma adesso Vinci è di là. Eh sì, Vinci è dall'altra parte della stanza, perché noi stiamo facendo una challenge super, super, super epica. E guardate, il mio colore è il nero. Eh sì, io sono su questo letto, sono proprio su questo letto, e il mio colore è il nero. Quindi, chi sopravvive di più nel proprio colore, vince. Eh sì, io sono colore nero e Vinci è... Oh no! Ciao a tutti, diavoletti! Guardate il mio colore, è il colore arancione. Non credete che sia un colore super bellissimo? Sì, certo che lo è. Anto non sa il mio colore e oggi questa è una challenge molto, molto epica. Quindi restate con noi perché noi dobbiamo sopravvivere nel nostro colore per 24 ore. Io sono qui sul divano mentre Anto è sul letto. Io conosco il colore di Anto, è il colore nero. Beh, questo è il mio colore, l'arancione, e questa challenge sarà super, super divertente. E di certo la vincerò io. Ok, mi sono fatto male. Ok, diavoletti, ma la challenge deve iniziare. Eh sì, il colore di Vinci è il colore arancione, perché io ho sentito quello che ha detto Vinci e il mio colore è il nero. Dai, commentate, quale team siete? Team nero oppure team arancione? Quale team siete? Commentate qui sotto, aspettiamo tutti i vostri commenti. Team nero, team nero, team nero. Invece team arancione, team arancione. Commentate tutti, diavoletti, team arancione. Boo arancione. Ok, ma iniziamo questa challenge super epica. E la prima sfida di questa challenge super epica è, indovinate, chi trova più cose del proprio colore vince. E io devo trovare tantissime cose nere, invece Vinci deve trovare tantissime cose arancioni. Chi troverà più cose? Restate con noi perché adesso vedrete una challenge super epica. Io devo trovare tantissime cose nere. Inizio io! Sì, inizio io a cercare le cose arancioni. Io devo trovare tantissime cose arancioni, diavoletti. E il mio punteggio sarà di certo quello più alto, quindi restate con me. Ok, dobbiamo trovare tantissime cose arancioni. Cerchiamo in quel vaso, che ne dite? Sì, controlliamo qui dentro che di certo c'è qualcosa di arancione. No, non c'è niente di arancione. Oh, scusatemi, ho sbagliato. Ma in quello sì, in quello ci sarà di certo qualcosa di arancione. Controlliamo. No, non c'è niente. Ma lì, lì c'è una zucca ed è di colore arancione. Quindi prendiamo subito questa zucca che ho trovato il mio primo oggetto arancione. Adesso andiamolo subito a mettere in postazione. Ho trovato il primo oggetto, ho trovato il primo oggetto. Una zucca super rara di Halloween. Beh, Anto di certo non avrà trovato ancora niente. Quindi metto la mia zucca proprio qui.
Oh, sì, zucca, dai, rilassati. Guardate, questa zucca ha anche i capelli biondi. Sono io? Oh, oh, oh. Una zucca con i capelli biondi non è super fantastica? Quindi, questo è il mio primo oggetto trovato arancione. Ho trovato il primo oggetto del mio colore. Un punto per me. Vinci ha già trovato il primo oggetto arancione! Devo sbrigarmi! Allarme! Allarme! Vinci ha trovato il primo oggetto! Adesso dobbiamo cercare qualcosa di nero! E cosa? Cosa potrò mai trovare di nero? È molto difficile! Ta-da! Ma devo sbrigarmi! Devo sbrigarmi! Dai! Scendiamo dal nostro letto nero, tutto nero! E adesso iniziamo a cercare! Eh sì, dobbiamo iniziare a cercare. E secondo me la prima cosa nera si nasconde in bagno. Sì, si nasconde in bagno. Andiamo, venite con me. Ma qui ci sono due cuscini. Ci sono due cuscini? Secondo voi chi troverà più cose? Io o Vinci? Vinci sta continuando a cercare. Oh no, 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 no. Devo sbrigarmi, devo sbrigarmi. Ok, cuscino rosso, cuscino bianco. Non sono neri, no, questi cuscini non sono neri, aiuto! Guardate, guardate, e non c'è niente qui sotto, sotto questi cuscini, non c'è niente! No, devo sbrigarmi, devo sbrigarmi, qualcuno mi aiuti! Oh, venite, venite, oh, cosa? Una foglia? Sì, qui c'è una foglia, ma è rossa! Uffa, questa foglia è rossa, non è... Mi serve qualcosa di nero! Tanto non ho ancora trovato niente, mentre io ho già qui il mio primo oggetto! Ok, ma ne ho trovato soltanto uno. Devo sbrigarmi, cosa ci faccio qui? Oh, devo alzarmi. Dobbiamo subito trovare il secondo oggetto, così andremo super in vantaggio. E tanto resterà completamente a zero. Zero oggetti trovati. Sì, non è fantastico? Andiamo in quel cestino. In quel cestino della spazzatura, diavoletti. Qui di certo c'è qualcosa di arancione. No. Non c'è niente, ok? Non ho detto niente, non ascoltatemi. Ma in questo cassetto... Questo cassetto è molto sospetto, apriamolo. Oh, no, è un oggetto nero. Nascondiamolo. Anto non può trovare questo oggetto nero. Qui non c'era assolutamente niente, Anto. Non controllare qui dentro perché non c'è niente. Non troverai niente, soltanto polvere. Cosa? C'è qualcosa dietro di me? Andiamo a controllare cosa c'è dietro di me. Cosa? Lì c'è una zucca ed è arancione, proprio la zucca del mio colore, arancione. Andiamo subito a metterla in postazione, diavoletti, ho trovato il mio secondo oggetto arancione di Halloween, non è fantastico? Sì, siamo super in vantaggio, siamo in vantaggissimo, ce l'abbiamo fatta. Arancione, arancione, ecco. Vicino alla tua zucca più piccola. Wow, diavoletti, siamo a ben due oggetti arancioni. Non è fantastico? Stiamo vincendo, quindi secondo punto per me. Vinci, team arancione, vinceremo. Abbiamo già due oggetti arancioni, mentre Anto ne ha soltanto, fatemici pensare, zero. E poi, visto che siamo team arancione, io ho una sorpresa per tutti voi. Siete pronti? Ta-da! Un costume zucca arancione. E adesso lo indosserò per tutti voi, tutto il team arancione, che di certo vincerà questa challenge. Ok, mettiamolo. Aspettate che lo indosso. È un costume super gigante, non potete perdervelo. Aspettate, ci sono quasi. Ecco, ho inserito la mia testa e adesso passiamo alle mani. Le mani di questa zucca stanno spuntando. Ma... Oh, diavoletti! Ecco il costume zucca, non è bellissimo? Sono una zucca, ciao! Non vincerai mai questa challenge, mettitelo bene in testa! Io sto perdendo questa challenge! Non ho trovato niente di nero! Sono a zero! Sono a zero! Oh no, 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 non posso restare a zero! Devo trovare subito qualcosa di nero! Devo sbrigarmi! Team nero, team manto, dobbiamo sbrigarci! Chi sopravvive di più vince! E io sto perdendo! Eh sì, sto perdendo questa challenge super epica! Uffa, dobbiamo sbrigarci! Secondo me la prima cosa si nasconde... In bagno? Andiamo, diavoletti, andiamo a controllare in bagno. Ok, sto andando in bagno, sto andando in bagno. Dovremo controllare nella vasca? Secondo voi dobbiamo controllare nella vasca da bagno?
Vedo qualcosa. Nella vasca da bagno c'è qualcosa. Ma è un pipistrello? Nella vasca da bagno si nasconde un pipistrello? Ok, prendiamo questo pipistrello. Oh, è un pipistrello! Quindi abbiamo trovato la prima cosa nera! Evviva, evviva, evviva! Abbiamo trovato un pipistrello super gigante! Guardate, è un pipistrello! Non ho mai visto un pipistrello in vita mia! Eh sì, questo pipistrello è molto bello! Mi sta mordendo! No, non è vero! Ma guardate le ali! Guardate le ali! È super bello! Pipistrello tutto nero! E guardate cosa fa! Wow! Avete visto? Questo pipistrello vola! Wow! Questo pipistrello è super raro! Wow! Non ho mai visto una cosa del genere! Quindi abbiamo trovato il primo oggetto nero! Mettiamolo qui, in postazione! Eh sì, questo è il mio posto tutto nero! Eh sì, volete qualcosa, diavoletti? Sì, qui abbiamo tantissimi piatti neri! E abbiamo il primo oggetto nero! Mettiamolo qui! Wow! Primo punto per me! Oh no? Vinci è in vantaggio! Vinci è in vantaggio! Io perderò! Perderò! Ah, io perderò, pipistrello! Perderò! Pensi di battermi? Non ci riuscirai mai, perché qui ci sono ben due oggetti di colore arancione e adesso troverò il terzo. Anche se, diavoletti, sto continuando a cercare, ma sembra molto difficile trovare il terzo oggetto arancione. Ok, basta, basta, niente impossibile, quindi adesso mettiamoci alla ricerca. Forse devo cambiare un po' zona. In questa stanza non c'è, andiamo in bagno. Venite, andiamo in bagno. Passeremo per la postazione di Anto, sì, andiamo. Anto, hai trovato soltanto un pipistrello, non mi batterai mai. Anto non è qui. Perché? È molto strano, la postazione di Anto è vuota, ma noi corriamo in bagno perché dobbiamo trovare subito il terzo oggetto arancione, non possiamo perdere tempo. Non posso sedermi, questo non è il mio colore è l'arancione. Team Vinci, team arancione. Dobbiamo andare in bagno perché dobbiamo trovare il terzo oggetto arancione. Bene, bene, siamo in bagno, quindi adesso non ci resta altro che cercare gli oggetti arancioni. No, questa è un asciugamano tutta bianca. Quindi non è arancione. Non ho bisogno del colore bianco. Ok, dobbiamo cercare qualche oggetto arancione. Oh, aiutatemi, diavoletti, voi vedete qualcosa? Cosa ho appena toccato? Cosa? Diavoletti, adesso dovete avvicinarvi, avvicinatevi subito, adesso, venite. Team arancione, urlate, urlate, urrà! Perché guardate qui cosa abbiamo trovato. Una foglia completamente, completamente arancione. Ok, mettiamola qui. Ma lì cosa c'è? Alzate gli occhi, diavoletti, guardate lassù cosa c'è. Sugli asciugamani, proprio lì. Vedo qualcosa che luccica e non sembra qualcosa di colore nero. Anzi, sembra qualcosa del mio colore arancione. Prendiamo. Oh, un cappellino completamente, completamente arancione. Quindi ho trovato appena due oggetti in bagno di colore arancione. Cosa? Quindi il mio punteggio sta salendo sempre di più. Ok, andiamo, dai, andiamo. Cosa? Cosa c'è nel bidet? Guardate, diavoletti, non potete capire. Adesso sì che dobbiamo urlare perché la vittoria di certo sarà nostra. Cosa c'è qui? C'è qualcosa? Non so cosa sia, è molto carino, è di Halloween, ma la cosa più importante è che è arancione, quindi del mio colore abbiamo trovato ben tre cose arancioni, vi rendete conto? Io troverò più oggetti di te! Io troverò più oggetti neri! In mano è soltanto un piatto, Anto. Non è un oggetto. Non vincerai mai, Anto. Scordatelo. Ok, diavoletti, guardate cosa ho trovato in bagno. Non credete che sia super carino? E guardate questo cappello. È super carinissimo. E poi... cosa? Dietro? Dietro di me? Cosa c'è dietro di me? Su quella doccia!
C'è qualcosa di completamente arancione, quindi adesso avviciniamoci lentamente, perché altrimenti Anto potrebbe venire e potrebbe rubarmi l'oggetto. Andiamo furtivamente. Quassù c'è... delle ali arancioni, diavoletti! No, non ho mai visto queste ali, adesso le indosso subito. Non ci posso credere, guardate cosa ho trovato in bagno! Delle ali completamente arancioni, anche se non sono in grado di volare, ma va bene lo stesso. L'importante è che sono ali completamente... Ho trovato tantissimi oggetti, non so neanche dove metterli tutti questi oggetti. Oh, oh, oh... Ancora con un solo pipistrello nero. Beh, Anto, la challenge la stai perdendo tu? Oh, diavoletti! Oh, ti ho lasciato per un attimo postazione, ma guarda con cosa sono ritornato. Una foglia tutta arancione, un... non so cosa sia, ma è molto carino ed è arancione. Poi delle ali arancioni, sì, delle ali completamente arancioni. E poi, infine, questo! Questo cappellino super raro di Halloween ed è completamente arancione. Ok, quindi... Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Sei punti. Sei punti per me! Oh, vi rendete conto? Sei punti per me! Sei punti! Stiamo battendo Anto, ma veramente di moltissimo, perché Anto è completamente ad uno, sì, uno, un semplice uno, mentre noi siamo a sei oggetti trovati, tutti arancioni, tutti di Halloween, arancione! Un piatto nero, un bicchiere tutto nero. Io sto perdendo questa challenge! Io non voglio perdere, diavoletti! Dobbiamo sbrigarci, dobbiamo sbrigarci! Dobbiamo trovare tantissime cose nere! Eh sì, dobbiamo trovare tantissime cose nere, perché chi trova più cose vince! E Vinci ha trovato sei oggetti? Sei oggetti arancioni? Oh no, io devo trovare... Devo trovare tutti questi oggetti per battere Vinci! Io ho trovato soltanto un pipistrello! Eh sì, un pipistrello che vola e mi sta parlando. Stai dicendo che sono una schiappa? Sì, sono una schiappa. Non so giocare molto bene a questa challenge. Oh, mi sta rimproverando, mi sta rimproverando. Ok, basta parlare pipistrello, basta parlare. Ok, ma io ho una missione. Devo battere Vinci. E quindi, se adesso voi mi date tanta forza... Oh, ok, mi avete dato tanta forza! Io batterò Vinci, perché troverò tantissime cose nere! Dai, andiamo, dobbiamo battere Vinci, perché chi trova più cose, vince! Dai, andiamo, dobbiamo trovare tantissime cose nere! Dobbiamo trovare tantissime cose nere! Andiamo, andiamo! Ok, cosa? Ok, la giornata sta iniziando molto bene, perché lì... Guardate, si mimetizza, eh sì, si mimetizza, ma qui c'è un oggetto tutto nero, ed è un gufo, wow, oh. E si illumina, questo gufo si illumina, ok, abbiamo trovato il secondo oggetto nero, evviva, sono due punti per me. Vinci a 6, è a 6, devo continuare a cercare per battere Vinci. Io sono a 6, sono a 6, non mi batterai mai. Sono a 6, sono a 6, sono a 6. Ok, ho trovato due oggetti neri, quindi continuiamo a cercare. Cosa? La giornata sta andando proprio bene, perché guardate, qui c'è qualcosa di nero. C'è un ragno. Oh. È vero? Questo ragno è vero? Perché ho paura di toccarlo. Oh, oh, che ansia. Oh, cosa? Abbiamo trovato un ragno? Eh sì, abbiamo trovato un ragno! Evviva! Questo è il terzo oggetto nero. Eh sì, perché non è un ragno vero. È un oggetto, sì. Abbiamo trovato un altro oggetto nero! Quindi sono tre punti per me!
Vinci a 6? Noi possiamo superare Vinci! Secondo voi, in questo video, Team Manto, Team Nero, supererà Vinci, Team Arancione? Sì, supereremo Vinci, supereremo Vinci! Oh, dov'è Vinci? Oh, Vinci non è nella sua postazione! Noi possiamo rubare un oggetto arancione di Vinci? Eh sì, possiamo rubare la sua zucca! Così Vinci dimezzerà i punti! Oh, no... Non è leale. No, io non voglio barare. Non voglio barare. Non voglio rubare gli oggetti di Vinci. È sbagliato. È super sbagliato rubare. Ok? Quindi non ruberemo nulla. Non ruberemo nulla. Dai, continuiamo a cercare. Continuiamo a cercare. Cosa? Aiuto! Aiuto! Vedo qualcosa lì! Vedo qualcosa di nero! Dietro quella tenda! Dietro quella tenda! C'è un animale tutto nero! Dobbiamo avvicinarci! Eh sì, dobbiamo avvicinarci, che ansia! Ok, prendiamo, prendiamo... Oh! E se mi attaccasse? Se mi attaccasse? Cosa? È un animale tutto nero? Mai visto, mai visto prima d'ora! Guardate, diavoletti! È un animale tutto nero? Wow! È super bello! Sei super carino! Quindi siamo a 4 punti? Sì, siamo a 4 punti! Grazie! Che carino che sei! Guardate i suoi piedi! Quest'animale è super carino! Wow! Ok, adesso vieni con me! Dobbiamo andare nella nostra postazione! La postazione nera! Eh sì! Noi batteremo Vinci! Oh? Dove vai? Ok, sei già nella tua postazione! Diavoletti, abbiamo trovato un animale tutto nero! Cosa? Vinci, cosa fai? Sto cercando oggetti arancioni, ma ho trovato soltanto questa foglia rossa. Non troverai mai niente di arancione! Io ti sto battendo, ti sto battendo! Con soltanto 4 oggetti? No, io ne ho 6 e ne troverò molti altri. Vinci vuole cercare altri oggetti arancioni! Ma io batterò Vinci! Sì, mi mancano pochissimi oggetti per battere Vinci! Ok, sto cercando altri oggetti neri! Eh sì, sto cercando altri oggetti neri! Perché chi sopravvive di più vince! E io... Io sopravviverò di più a questa challenge! Ok, devo trovare più cose di Vinci. Vinci sta continuando a cercare, ma io adesso... Cosa? Lì c'è un vampiro? Ok, un vampiro mi sta fissando. Questo vampiro mi sta fissando. È molto pericoloso. Non dobbiamo toccarlo perché questo vampiro potrebbe mordere il mio dito. Oppure potrebbe mordermi il collo. Che ansia. Ok, prendiamo questo vampiro. Ehi, vampiro, posso prenderti? Sì. Sì? Ha risposto. Quindi prendiamo questo vampiro. Si nascondeva dietro questa porta? Sì, si nascondeva dietro questa porta. Ed è di colore nero? Eh sì, il mantello è di colore nero. Ha i capelli tutti neri. È un oggetto nero. Wow! Ha anche le scarpe tutte nere. Quindi... Oh, questo è il quinto oggetto tutto nero? 5 punti! Evviva! Mancano 2 punti per battere Vinci? Eh sì, perché io sono a 5 più 2, 7 e Vinci è a 6! Ok, vampiro, andiamo nella postazione. Andiamo piano piano, ti accompagno. Cammina anche lentamente. Dai, andiamo nella postazione. Andiamo nella postazione tutta nera. Quinto oggetto tutto nero! Vampiro! Yeah, yeah, yeah. Anto sta trovando troppi oggetti neri. Devo sbrigarmi, devo trovare più oggetti di Anto. Non posso perdere questa challenge. Quindi andiamo, andiamo a cercare oggetti arancioni. Oggetti arancioni, mi sentite? Oh, perché non mi risponde nessuno? Aiuto! Ok, diavoletti, Anto, vi parla Anto, Team Manto, Team Nero! E mancano gli ultimi 2 oggetti per battere Vinci! Quindi, continuiamo a cercare! Ok,
Qui c'è la zucca di Vinci, ma è arancione. Non mi serve. Ok, continuiamo a cercare, cerchiamo. Cosa? Dietro questo cuscino c'è qualcosa! C'è qualcosa qui dietro, c'è qualcosa! Oh, ok, 3, 2, 1... Oh, ok, 3, 2, 1... Oh, oh! Abbiamo trovato un altro oggetto tutto nero! Che cos'è? Oh, è un cappello tutto nero! Evviva, ci rappresenta! Nero, 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 colore nero! Guardate, è un cappello tutto nero! E qui ha uno scheletro, che bello questo cappello! È proprio halloweenesco! Eh sì? Mettiamolo perché è super bello! Quindi siamo a 6 punti! 6 punti! Per il team nero! Pareggio? Oh no! Sì, sì! Hai sentito bene! Pareggio! Team arancione! Dai, manca l'ultimo oggetto per battere Vinci! Ultimo oggetto e batteremo Vinci! Alla challenge più epica di sempre! Eh sì, chi sopravvive di più nel proprio colore vince! E io sto trovando molti più oggetti di Vinci! Eh sì, quindi continuiamo a cercare! Dai che manca l'ultimo, così... possiamo battere Vinci e tornare nel nostro letto nero. Andiamo. Ok. C'è qualcosa di nero qui? C'è qualcosa? No, qui non c'è niente. Vicino questa finestra non c'è niente. Non trovo più niente di arancione. Perderò. Vado a cercare. Vado a cercare. Troverò più oggetti di te. Vinci non troverà niente, non troverà niente di arancione. Perderai! Ok, continuiamo a cercare. Diavoletti, secondo voi si nasconde qualcosa dietro questa tenda? Dobbiamo controllare dietro questa tenda? Controlliamo, controlliamo. Cosa? Oh no, sto per piangere! Sto per piangere! Abbiamo trovato la maschera nera! La maschera nera più epica di sempre! Che commozione! Mi sto commuovendo! Abbiamo trovato la maschera nera più epica del mondo! Oh, guardate, guardate! Quindi, adesso indossiamo questa maschera perché abbiamo vinto questa challenge! Eh sì, perché ho trovato il settimo oggetto nero. Sì, questo è l'ultimo oggetto nero. Il settimo, siamo a 7 punti! E Vinci è a 6. Quindi, team nero, Anto, ha vinto questa challenge! Evviva! Festa, festa, festa! Oh, ok, adesso... Vi piace questa maschera? Com'è questa maschera? Vi piace? Ho perso questa challenge, uffa. Un corvo! Sei soltanto tu, Anto. Sì, proprio tu, il vincitore di questa challenge. Boo! Io ero super in vantaggio, ma tu all'improvviso non so cosa hai fatto. Hai barato. Vinci, non ho barato, ho trovato tutti gli oggetti. Ho trovato tutti gli oggetti neri. Quindi ho perso, diavoletti, questi sono gli unici miei oggetti. Oh, Anto ha trovato 7 oggetti, mentre qui ce n'erano soltanto 6. Quindi ho perso questa challenge, sì. Ho perso quindi il colore arancione, ciao. Ho perso. Abbiamo vinto perché abbiamo ancora questo letto tutto nero e abbiamo altri 2 oggetti. Evviva! Team nero, vogliamo bere un po' d'acqua? Perché abbiamo vinto? Abbiamo vinto! Dobbiamo festeggiare! Dobbiamo festeggiare! Anto, team nero ha vinto. Complimenti, Anto, sei stato molto bravo. All'ultimo ti sei ripreso subito, ma... Mai arrendersi, mai arrendersi! Esatto. Vinci, senti anche tu un allarme? Aspetta, sento un allarme. Cosa? Sentite? Vinci, vieni! Sento un allarme! Sì, c'è un allarme qui fuori. C'è un allarme? Vinci, c'è un allarme per strada? Perché c'è un allarme per strada? Ok, c'è un allarme.
Dobbiamo ascoltare quest'allarme perché vuole dirci qualcosa. Cos'è che vuole dirci quest'allarme? Sembra molto spaventoso. Perché c'è quest'allarme? Attenzione! Avviso! Ci sarà un'invasione di vermi. I vermi entreranno in tutte le case. Preparatevi! Spostati! Vinci! Chiudiamo! Chiudiamo tutto! Ci sarà un'invasione di vermi in tutta la città ed entreranno in tutte le case! Oh no, i vermi entreranno anche in casa nostra! Vinci, i vermi entreranno in tutte le case! Oh, e ne saranno migliaia! Vinci! Sta bussando qualcuno? Sì, c'è qualcuno che sta bussando. Shh. Ok, dobbiamo aprire. Dobbiamo aprire perché sta bussando qualcuno? Oh no, e se fossero i vermi? No, i vermi non possono bussare, ma i vermi ne saranno in centinaia. Oh no, saranno migliaia di vermi tutti che strisceranno a terra. No. Dobbiamo aprire. Dai, andiamo, diavoletti, apriamo questa porta, vediamo chi è. Già, chi è che sta bussando? Non sta bussando nessuno. Ci hanno lasciato dei fogli? Sì. Prendiamoli. Prima non c'erano. Cosa dicono? Chi ci ha lasciato questi fogli? Non capisco. Cosa dicono? Questi fogli sembrano molto spaventosi. Vinci, hanno lasciato dei fogli fuori la porta. Dobbiamo leggerli. Cosa dice? Diavoletti, oggi c'è un allarme in tutta la città. Perché c'è un'invasione di vermi? Sono cose serissime. Sì, perché c'è un'invasione di vermi, quindi dobbiamo leggere attentamente. Forse vorranno dirci, non so, qualcosa di molto spaventoso? Aiuto! Ho veramente molta paura di leggere questi fogli. No, dai, leggiamo. Genianto. Allora, attenzione. Attenzione perché ci sarà un'allerta di vermi. C'è un'allerta vermi? Ecco, come non detto. I vermi entreranno in questa casa fra poco? Dovete fare molta attenzione. Cosa? Vinci, i vermi... In questa casa entreranno tantissimi vermi in casa nostra e noi dobbiamo fare molta attenzione. Sì, i vermi, proprio i vermi. Sì, proprio i vermi entreranno in questa casa fra poco. In questa casa? Esatto. Nella nostra casa? Sì, dove abbiamo appena fatto una challenge. E tu, purtroppo, hai vinto. Oh, diavoletti, i vermi entreranno in questa casa? Potrebbero che ansia! Nascondersi dietro questa porta, dobbiamo controllare. I vermi potrebbero essere dappertutto. Fra oh no, che ansia! Fra pochissimo saranno in questa casa. I vermi saranno in questa casa. Ok, continuiamo a leggere. Cosa? I vermi entreranno in tutte le case di questa città? Fate molta attenzione. Vinci, i vermi entreranno in tutte le case. Dobbiamo nasconderci! Non serve nascondersi, Anto, dobbiamo leggere invece. Vinci, i vermi entreranno in questa casa. Stanno arrivando. Guarda quanto sono giganti. Sì. Sono enormi, Vinci. Entreranno dei vermi giganti. Vinci, questi vermi sono giganti. Entreranno in questa casa. Esatto, entreranno proprio Vinci, qui. Guarda adesso. Questa foto mi fa veramente molta paura. Cosa c'è in questa foto? Cosa raffigura? Oh sì, gira questa foto, dai. Adesso dobbiamo mostrarla a tutti. Guardate. Vinci, questa foto mi fa veramente molta paura. È un verme gigante. E i vermi entreranno in questa casa? Che ansia. Vinci, che c'è? Cosa hai letto? Guarda cosa c'è scritto qui. Ci sarà un'invasione di vermi? Oh no, Anto, è proprio un'allerta vermi. Ci saranno tantissimi vermi. Ok, Vinci, un'invasione di vermi. Un'invasione di... vermi? Cosa? Oh no. Attenzione ai vostri cani. I vermi potrebbero entrare dentro il vostro cane. Cosa? I vermi potrebbero entrare dentro il nostro cane? E noi abbiamo un cagnolino. Volete vederlo? 3, 2, 1. Wow! Oh, guardate, ecco il nostro cagnolino. Il suo nome è Hope. E vi saluta tutti. Ciao, diavoletti. Vinci ha sonno. Ok, Hope, ma non è il momento di avere sonno perché fra poco ci sarà un'invasione di vermi in casa nostra. Eh sì, fra poco ci sarà un'invasione di vermi. E il nostro cagnolino deve stare al sicuro. E deve stare molto attento perché un verme potrebbe entrare.
entrare nel nostro cagnolino, Anto. È scritto qui, guardate, leggiamo tutti. Attenzione ai vostri cani, i vermi potrebbero entrare dentro il vostro cane. E noi qui abbiamo un cagnolino piccolissimo. Esatto, proprio adesso il verme sarebbe potuto entrare nella bocca del nostro cagnolino. Che ansia, continuiamo a leggere, continuiamo a leggere. I vermi stanno arrivando, attenzione. Oh no. Siamo arrivati al momento decisivo. I vermi, Vinci, i vermi stanno arrivando, dobbiamo sbrigarci. I vermi, proprio tutti i vermi, stanno arrivando in questa casa. E di certo i vermi non busseranno alla porta, quindi dobbiamo guardare il pavimento perché un verme potrebbe spuntare all'improvviso e potrebbe salire sul corpo di Anto in questo modo. Raggiungere il nostro cagnolino! Oh no, è terribile, Anto, dobbiamo fare attenzione. Vinci, qui c'è un indizio, c'è un indizio. Guardate bene. Guardate bene il muro, eh sì. Noi dobbiamo guardare bene il muro, perché sul muro appariranno tantissimi vermi. Quindi non il pavimento, appariranno sui muri, ancora peggio, potrebbero saltare in testa al nostro cagnolino. Guardiamo bene i muri, guardiamo bene i muri. Potrebbe esserci un verme? Ok, siamo sul letto in questo momento e stiamo aspettando l'arrivo dei vermi. Vinci? Anto, ci sono due vermi sul letto. Oh no, guarda. Diavoletti, ci sono due vermi sul letto. Guardate, c'è un'invasione di vermi in casa. Ci sono tantissimi vermi in casa, ma noi dobbiamo restare su questo letto insieme al nostro cagnolino. Ma guarda, questi vermi sono saliti sul letto, quindi potrebbe essere pericolosissimo. Ok, controlliamo tutta la casa, controlliamo tutta la casa. Anto, guarda lì cosa c'è. Aiuto, aiuto! Ci sono tantissimi vermi dappertutto. Sono... Devi restare nascosto. Oh, presta nascosto. Il nostro cagnolino deve restare nascosto. Perché guardate quanti vermi ci sono qui. Sono saliti anche sui divani. Guarda qui sul pavimento cosa c'è. Sul pavimento ci sono tantissimi vermi. È pieno di vermi qui, anche sui cassetti. Anche lì. Sono dappertutto. Vinci, c'è un'invasione di vermi Anto, in casa. Guarda qui! Anche sui manici dei cassetti, guarda! Sì, i vermi sono dappertutto, dobbiamo fare molta attenzione! Oh, guarda qui quanti! Vinci, attenzione, attenzione! C'è un'invasione di vermi in casa, dobbiamo restare sul letto! Stanno entrando tantissimi vermi e si stanno muovendo dappertutto! Aiuto, aiuto! Che ansia, sono dappertutto! I vermi sono tutti in questa casa! C'è un'invasione di vermi! Vinci, sono anche sulle finestre! Sono dappertutto e poi sono giganti, non credi? Sì, abbiamo un'invasione di vermi! Anche sotto le tende, guarda! Escono anche dalle tende! Aiuto, non devono toccare i miei piedi! Vinci, che ansia! I vermi stanno entrando in casa e ne sono sempre di più! Sono tantissimi! Sì, Anto, dobbiamo restare sul letto e dobbiamo proteggere il nostro cagnolino, è molto in pericolo!